Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi una location un po' diversa perché il prodotto è diverso dai soliti prodotti che vedete sul mio canale. Perché sì, questo prodotto di cui vi parlerò oggi è un prodotto che fino a qualche anno fa non era sicuramente un prodotto tecnologico, ma adesso in questi anni piano piano lo è diventato e adesso è sicuramente un prodotto smart. E il prodotto di cui vi sto parlando è un robot rasa erba. Perché adesso questi robot che negli anni si sono sviluppati sempre di più, adesso sono anche molto molto smart. Sì, perché questo robot ha la connessione wifi, quindi si connette alla nostra rete domestica, quindi al nostro smartphone con l'apposita applicazione che è disponibile sia per iOS che per Android, e quindi possiamo gestire questo robot anche quando non siamo in casa e siamo in giro o siamo in vacanza, quindi abbiamo sempre accesso a questo robot da qualsiasi posto noi siamo. Ma perché ho scelto questo robot? E perché ho scelto un robot? Perché dopo 20 anni che taglio l'erba del mio giardino, finalmente ho deciso di acquistare un robot che me la taglia al posto mio. Ma perché adesso questi robot hanno comunque raggiunto uno sviluppo, secondo me, ottimo, e soprattutto i prezzi adesso sono diminuiti rispetto a qualche anno fa. Questo qua in particolare, di cui faremo l'unboxing oggi, perché oggi faremo solo un unboxing, poi faremo una prova, un altro video diciamo con la prova e una recensione vera. Oggi è solo un unboxing con le prime impressioni. Ho scelto questo perché questa marca ha il miglior rapporto qualità-prezzo, perché quello che dà questa marca lo danno solo altre marche, ma con prezzi molto molto alti. Questo sicuramente nella sua fascia di prezzo non ha eguali e soprattutto si avvicina ai modelli di altre marche che costano molto di più. Infatti è l'unico in questa fascia di prezzo che ha il wifi, perché gli altri modelli di altre marche in questa fascia di prezzo ovviamente hanno sì l'applicazione che comunica con il, diciamo, il robot, però comunicano con il bluetooth, quindi da cellulare al robot, ma alla distanza bluetooth. Quando si vuole intervenire sul robot con l'applicazione, quindi cambiare l'impostazione o meno, comunque bisogna essere vicini al robot e non si può avere un monitoraggio del robot quando si è in casa o si è via, mentre questo, anche in questa fascia di prezzo, ha il wifi che si collega alla rete domestica ed è il suo, secondo me, punto di forza. Però adesso, senza perdere altro tempo, diamo un'occhiata veloce e facciamo un unboxing veloce di questo robot della Works. Il robot si chiama l'Android, lo vado ad aprire anch'io la prima volta con voi, quindi, perché me l'hanno consegnato oggi. L'ho preso su Amazon perché aveva un'offerta veramente ottima. Praticamente già dal prezzo di Amazon, che comunque è tra i più bassi che si trovano in rete, Amazon l'ha messo in offerta a 100 euro in meno del già il prezzo basso che aveva, quindi mi sono convinto a prenderlo per quello. Ok, questi sono i due listelli che servono per mettere il filo perimetrale. Sì, perché questi robot hanno un filo perimetrale da tirare lungo il perimetro del giardino. Questo modello in particolare, che è il più piccolo che fa la Works, è per 500 metri quadri. Ovviamente il mio giardino è molto più piccolo di 500 metri quadri, però la Works, il più piccolo che fa, è questo. E questo serve appunto per misurare la distanza, queste barrette che sì, in teoria si staccano dal cartone, ok, vedete, si staccano dal cartone e ci riesco, ok, servono perché si appoggiano a qua, ok, e ci danno la misura dove dobbiamo tirare il filo in base all'Android, cioè in base al tipo di robot che abbiamo comprato, cioè se quello da 500 metri o quello più grosso, quindi più grande o meno, il filo va a una determinata distanza dal bordo. Quindi si tira questo filo perimetrale che dovrebbe essere qua, ok? Questo filo perimetrale che va tirato lungo tutto il, diciamo, il contorno del nostro giardino e lungo le parti in cui non vogliamo che il robot vada. Ovviamente quasi tutti hanno il filo perimetrale, sono pochi i modelli di robot che non ce l'hanno, però c'è da dire che è anche un lavoro che si fa una volta sola, cioè la prima volta, poi non si fa più. Quindi no, perché sì, oggi c'ho pure l'aiutante. Quindi si tira questo filo lungo il perimetro e dovrebbe essere a posto. Ok, questi sono i picchetti che servono per fissare il filo,
ovviamente si piantano nel terreno e tengono il filo fermo lungo il perimetro. Qua abbiamo quella madosca. Oh, la Madonna, quanto c'è da studiare qua. Qua abbiamo un'enciclopedia di istruzioni, penso in 150.000 lingue, perché hai visto quanto è grosso, credo in 150.000 lingue. Qua abbiamo un foglio, niente, solo con il sito dell'azienda. Un'altra cosa interessante che ha, che se, di questa marca, che se noi registriamo il prodotto nel sito, anziché 2 anni di garanzia, diventano 3. Qui abbiamo i cavi, qua abbiamo i picchetti che servono per fermare la base di ricarica al terreno, poi e qua abbiamo la base di ricarica. E adesso andiamo a tirare fuori il nostro robot, non ci riesco. Ok, eccolo qua, dopo guardiamo quello che c'è dalla scatola, adesso andiamo a appoggiare il robot. Okay. Vediamo se riusciamo, ok. Ok, allora, questo robot in particolare ha di interessante, vabbè, che fa 500 metri quadri a chi interessa, nel mio caso sono molti meno, si regola l'altezza da 20 a 60 mm, la batteria dura 40 minuti, poi lui si va a ricaricare, poi riparte e continua a fare quello che stava facendo prima che iniziasse la batteria ad andare in riserva. Riesce a fare pendenze fino a 35 gradi, quindi diciamo che le salite o le discese non gli fanno paura. E come vi dicevo prima, la cosa interessante che ha è che ha l'applicazione che si chiama l'Android, che è questa. Io mi sono registrato, adesso dovrò, mi dice di utilizzare il QR code per registrare il prodotto, perché io mi sono registrato all'applicazione in cui bisognava inserire un username e password e l'indirizzo email, ok. Però adesso per usare l'applicazione bisogna scansionare il QR code dell'Android, però ovviamente lo facciamo nel prossimo video in cui lo facciamo l'installazione e diciamo la prova vera dell'Android. Questo è solo un unboxing e delle prime impressioni. Ha il sensore pioggia, perché se vogliamo che non tagli l'erba quando piove, lui non la taglia, ma se vogliamo che lui la taglia anche quando piove, lui la taglia, perché comunque può tagliare anche quando piove, è totalmente impermeabile. Dall'applicazione possiamo gestire tutto, cioè o decidere di lasciarlo in automatico, quindi decide lui quando e quante volte tagliare l'erba, o programmarlo con i giorni, le ore, e farlo tagliare quando vogliamo noi. Possiamo interrompere sempre dall'applicazione il taglio e via dicendo, quindi dall'applicazione possiamo veramente fare di tutto. Ci dice anche il meteo, l'applicazione è veramente veramente interessante. In più l'applicazione stessa ci permette di misurare il nostro giardino, perché ci fa camminare con la combinazione GPS e realtà aumentata, misura il nostro giardino mentre ci camminiamo intorno, facciamo il contorno del nostro giardino camminando con l'applicazione, e ci dice quanti metri quadri è il nostro giardino. E quello, devo dire che l'ho fatto, è veramente una figata allucinante, perché l'applicazione, se voi la scaricate, ve la fanno provare in versione demo, cioè anche senza registrarvi, senza che avete questo, nella versione demo vi fa vedere tutto quello che è possibile fare con l'applicazione. Ovviamente non c'è un prodotto collegato, ma l'applicazione diciamo funziona tutta, quindi vi fa fare anche queste cose, e devo dire che è molto molto figo e funziona benissimo. L'applicazione secondo me è fatta bene, perché è molto semplice. Una cosa molto utile è anche il fatto che, essendo collegato alla rete domestica, gli aggiornamenti firmware del prodotto vengono fatti tramite la rete wifi, quindi lui fa tutti gli aggiornamenti firmware, sì, perché questo prodotto iper smart, secondo me è sì un tagliaerba, ma è veramente tecnologico, riesce a fare gli aggiornamenti firmware ovviamente tramite il nostro il nostro modem di casa. Un'altra cosa interessante che ha sono i sensori. Quando lui ovviamente va a sbattere contro qualcosa, sbatte, torna indietro e riparte girando. Ovviamente ha un sensore diciamo antiurto, meglio, lui si appoggia tipo a un vaso o una pianta, poi torna indietro, gli gira intorno, e ha un sensore di sicurezza, nel senso che quando lui sta andando, se si dovesse capottare o qualcuno lo dovesse alzare
o magari si capotta perché è in una discesa molto ripida, non so, comunque questa cosa succede, o ci mettiamo le mani sotto e lo alziamo, il sensore di sicurezza blocca la lama e ferma tutto, perché ovviamente se dovesse stare a gambe all'aria con la lama che gira, o anche uno che lo alza per fare qualcosa, sovrappensiero, non ci pensa che c'è la lama che gira, invece questo automaticamente si ferma. Quindi ha sensore pioggia, sensore antiurto e sensore diciamo di sicurezza quando si ribalta che ferma la lama. Quindi ragazzi, questo unboxing è di un prodotto alternativo ma molto molto smart, che è quello che secondo me è la parte figa di questo prodotto, cioè avere un tagliaerba così smart fa veramente figo. Anche il prezzo è ottimo, è tra i prodotti più economici, poi vi lascio il link di Amazon in descrizione perché costa circa 700 euro in questo momento, e veramente a questo prezzo nessun'altra marca è a questo livello. Bisogna salire di prezzo per avere un prodotto di queste prestazioni con altre marche. Quindi ragazzi, se questo unboxing di questo prodotto alternativo smart vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così che non vi perdete la prova e la recensione di questo, l'Android Works. Quindi ragazzi, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!